Questa è la storia di un re che per tutta la vita ha sognato di tornare ad essere un bambino di 10 anni, ma non sarò io a raccontarvelo. Buona visione. Caro Jack, sai che l'essere umano è l'unico essere vivente con la capacità di raccontare storie. È vero, solo noi lo facciamo. Poi ognuno lo fa a modo suo, no? Gli scrittori con i libri, i cantanti con le canzoni, i registi con i film. Io ho un mazzo di carte, ecco, quello che ti chiedo adesso è uno sforzo di fantasia e immaginare che questo non sia più un mazzo di carte, ma sia un libro con 52 pagine. Io adesso girerò le pagine di questo libro e con queste proverò a raccontarti una storia. Oh, questa è la storia di due amici. In realtà uno era servo dell'altro, però erano amici. Ah, durante la storia ti farò delle domande. Sono facili perché tu devi sempre rispondere due. Ad esempio, okay. Ad esempio, quanti erano gli amici? Due. Due, esatto. Okay. Che stavano insieme tutti i giorni dell'anno, quindi 365. Sì. Il più giovane aveva 32 anni, che era il servo. Ok. Il più vecchio di anni ne aveva 85. Il più giovane avrebbe voluto essere un re, il più vecchio invece era un re, che però aveva un sogno, tornare ad essere un principe, un bambino, come quando aveva 8, anzi no scusa, 10 anni. Pensa che lui ormai era un re da 35 anni. Ma tutte le notti faceva questo sogno, tornare a essere un bambino con 10 anni. E questo sogno si ripeteva notte dopo notte. È presente quando nei sogni i nostri pensieri si mescolano? Ecco, lui aveva sempre quello, quasi fosse un'ossessione, tornare a essere un bambino con 10 anni. Tutto chiaro, no? Fin qui. Sì. Un giorno il re disse al suo servo, tieni, come tua paga settimanale, 4 monete. E il servo guardò e disse, 4 monete non sono abbastanza, dovrei averne almeno 9, così potrei mantenere le mie due figlie, una di 6 e l'altra di 9 anni. Tu capisci, disse il servo, che io con sole 4 monete non vivo tutti i giorni della settimana che sono 7. Per ben che mi vada, ne vivo solo 4. Il re ci pensò un po' e poi gli disse, ma sai che tu a convincere la gente sei proprio un asso? Va bene, ti darò le tue 9 monete, così potrai mantenere le tue due figlie, una di 6 e l'altra di 9 anni. E questi amici che erano due, aspetta, okay, facevano discorsi del genere tutti i giorni dell'anno, quindi 365. Un giorno il re propose al suo servo una partita poker, ovviamente una partita poker quanti? Due. E mentre le carte erano mescolate, il servo fece la fatidica domanda e chiese, va bene, ma alla fine cosa ci stiamo giocando? Ah, tranquillo, disse il re, perché se vinco io, tu non perdi nulla, ma se vinci tu, il mio regno sarà tuo. Le carte allora furono distribuite, queste sono quelle del servo, queste sono quelle del re. Il servo guardò le sue. Full di 7 con gli 8, gran bella mano. Ma a volte essere re è un destino. Infatti il re aveva full di assi quel re. Il servo guardò il re, poi guardò le carte e disse, hai vinto, il regno resterà tuo. Sì, disse il re, ma in fondo tutto quello che io volevo era solamente tornare a essere un bambino con 10 anni. Mamma mia. Grazie Jack.
Ho i brividi, bellissimo. Veramente brividi, brividi, non so cosa dire. Allora, guarda, ti ho raccontato una storia, sì, ma che ha a che fare con il poker, ovviamente, e voglio raccontarti delle cose che hanno a che fare. Sai che ci sono delle regole ben precise all'interno di una partita poker, partendo, ecco, con le carte in ordine che ho appena usato per la storia, ok? C'era un baro che mescolava le carte così a faccia in alto per guardarle meglio. Ok. È morto giovane. Insomma, si sa che le carte vanno mescolate in questo modo. Aveva un compare che per tagliare nel punto desiderato anche lui le apriva, così guardando e tagliare. L'hanno seppellito di fianco. Perfetto. Diciamo, ma anche mescolando le carte in questo modo si sa che si può barare, ad esempio si possono contare, ad esempio se io ne voglio mescolare 13, guarda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, si notano, si nota un po'. Okay. Quindi il modo migliore sarebbe quello di mescolarle incastrandole così, ma anche così si può barare. Il metodo più grezzo è lasciarne alcune da parte e mescolare solo le altre. Sappiamo già che fine fanno quelli lì. Okay. Okay. Il metodo più raffinato consiste nel prendere poche carte da una parte e tante dall'altra e poi mescolarle in questo modo. Ora, visto da così sembrano mescolate, ma da così, come vedi, questa parte non è mescolata, quindi uno potrebbe nello squadrare tagliare e portare in cima. Quindi c'è solo un miscuglio considerato giusto, regolare nei tavoli da poker, è quello che noi chiamiamo il miscuglio all'americana. Okay. Poi ci sono 5 modi per distribuire le carte. Ok. Il primo è tieni con la destra e dai con la sinistra. Ok. Facile. Il secondo è solo con la destra. Ok. Il terzo è tieni con la sinistra e dai con la destra. Vabbè, è banale. Il quarto è ovviamente solo con la sinistra e tu ti stai chiedendo, ma il quinto? Come sarà? Il quinto le dai come vuoi, ma guardando in giro, facendo una faccia da ubriaco. Così, buono il vino. Adesso ti ho fatto vedere i 5 modi, sì, per distribuire le carte. Sarai tu a decidere di volta in volta, cioè a mano che io li distribuisco, tu mi dici i numeri, io cambio. Ad esempio, vuoi che comincio 1, 2, 3, 4, 5? 4. 4 è solo con la sinistra. Ok. Adesso faccio 2 o 3 giri e poi cambiamo, ok? Ok. Dimmi tu. 1. 1, 1 è quello che faccio. Quello classico. Solito. Sì, quello che per me è il più semplice. 5, dai, 5. Facciamo quello ubriaco. Ma anche la grappa non era male. Sì, bene, bene, bene. Ok, vai 2. 2. Ok, manca il 3. Il 3 non l'abbiamo fatto. Vedo che ti intendi di matematica, bravo. Esatto. Bene. Olè. Allora, sono state mescolate, siamo partiti dalle carte della storia, sono state mescolate, distribuite come hai voluto tu, e adesso a sensibilità devo capire dove sono gli assi. Ad esempio qua, a sensibilità, ce n'è uno. E poi questo, qua a sensibilità, ce n'è un altro, così. Ah, così, così vuol dire sì. Ok, qui a sensibilità... Sì, ce n'è un terzo e qui a matematica c'è il quarto. Perché giù, sono qua, insomma. Ma ti posso dire a sensibilità che questo è quello di fiori. Ah. E qui c'è quello di quadri, ma qui dai, c'è quello di cuori e qui c'è quello di picche. Però, no, fermo. Cosa penseresti se adesso qua ci fossero tutte carte di picche, qua tutte di cuori, qua tutte di quadri, qua tutte di fiori? Impossibile. Che sarebbe un miracolo? No. Un miracolo sarebbe se fossero anche in ordine, dall'assere di picche, dai, dall'assere di cuori, dall'assere ma di quadri. Ma cosa stai dicendo? E dall'assere di fiori. Grazie. Ucciso. Bellissimo. Grazie. Non ho niente da dire, mi sono pisciato addosso, veramente.